Dopo aver letto della morte di una ragazza nella nostra zona, ho cominciato a evitare di uscire di casa per paura. Quando ho scoperto che il colpevole era mio fratello, ho pensato che al posto di Sharon avrei potuto essere io. A parlare è Hawa Sangare, sorella di Musa Sangare, l'assassino di Sharon Verzeni, uccisa un mese fa a Terno d'Isola. Il mistero dell'estate si è svelato all'improvviso. Il volto e il nome dello spietato killer della barista, accoltellata a morte la notte tra il 29 e il 30 luglio nella Bergamasca, sono finalmente noti. Musa Sangare, identificato grazie alla testimonianza di due giovani presenti in zona quella sera, è stato catturato e arrestato con l'accusa di omicidio aggravato e premeditato. Davanti agli inquirenti, ha confessato il delitto, sostenendo di non avere un motivo preciso. «Dovevo uccidere, ma non so perché», ha dichiarato. «Ma è tutto finito?» «Non proprio. Le indagini stanno rivelando il profilo di un uomo che potrebbe aver già fatto del male ad altre persone e che avrebbe potuto uccidere ancora». Le parole della sorella confermano drammaticamente questa ipotesi. Hawa, studentessa di ingegneria gestionale, ha pianto mentre raccontava come lei e la madre, Kadia Tou Diallo, avessero tentato in ogni modo di aiutare Musa. Avevano presentato 3 denunce ai carabinieri, ma senza risultato. In un verbale datato novembre 2023 si legge: «Io e mia madre ci siamo impegnate per portarlo in una struttura di recupero, ma lui ha sempre rifiutato. I controlli sono stati effettuati, ma solo per verificare l'agibilità della casa dopo l'incendio dello scorso luglio. Per mio fratello, però, nessuno è intervenuto. Abbiamo fatto tutto il possibile per liberarlo dalla dipendenza e per affidarlo a chi potesse aiutarlo, ma lui ha sempre rifiutato». Dopo aver formalizzato le denunce, ci sono stati dati solo volantini dei centri antiviolenza. Per un eventuale ricovero di mio fratello, ci è stato detto che doveva essere lui a presentarsi volontariamente. Hawa è distrutta, così come sua madre, già provata da un ictus. Le denunce delle due donne risalgono a luglio e novembre 2023 e maggio 2024. La prima denuncia è stata presentata dopo un incendio appiccato in casa. La seconda per un episodio di violenza domestica, durante il quale Musa aveva distrutto un televisore, ribaltato la scrivania della sorella e messo a soqquadro la casa. Era stato chiamato il 118, ma Musa si era barricato in camera e l'incidente si era concluso lì. Nell'ultimo verbale spunta il coltello. Hawa ricorda con terrore come Musa l'abbia minacciata con una lama mentre stava ascoltando musica in sala. Non se n'era accorta subito, ma sua madre, che dopo l'ictus non può più parlare, cercava disperatamente di avvertirla del pericolo. «Mi sono girata e Musa si è fermato. Poi è andato via, ridendo», racconta Hawa Sangare, mentre l'avvocato Stefano Comi, che rappresenta le due donne, aggiunge: «Musa andava fermato, era fuori controllo. Picchiava e minacciava. Il sindaco e gli assistenti sociali erano a conoscenza della situazione. Almeno un accertamento sanitario avrebbe dovuto essere fatto». Una vicina preoccupata per la violenza di Musa aveva segnalato la situazione al sindaco e, in un'altra occasione, aveva chiamato le forze dell'ordine. Ma nulla di concreto era stato fatto e Musa non era nemmeno in cura. Il Codacons, l'associazione dei consumatori, si chiede come sia possibile che i servizi sociali non siano intervenuti e ha chiesto alla Procura di Bergamo di estendere le indagini verso gli enti locali competenti. In una nota, l'associazione scrive: «Vogliamo capire se, alla luce di quanto riportato dai mass media, vi siano state negligenze e omissioni da parte delle autorità locali che abbiano in qualche modo contribuito alla tragica morte di Sharon». Ricordiamo che nella stessa zona ci sono stati 2 omicidi irrisolti. Il 26 agosto 2016 a Seriate è stata uccisa Gianna Del Gaudio, un'insegnante in pensione, e il 26 agosto dello stesso anno a Colognola, a pochi chilometri di distanza, è stata assassinata la manager Daniela Roveri. Riguardo alla possibilità che l'assassino di Sharon sia lo stesso delle due donne, il procuratore di Bergamo Cristina Rota ha dichiarato: «Non credo ci sia un legame tra questi crimini irrisolti e l'omicidio di Sharon Verzeni. Avendo a disposizione dei campioni di DNA, faremo tutte le verifiche necessarie.
Sangare ha affermato di non aver mai ucciso nessuno prima di Sharon, ma effettueremo le comparazioni necessarie. Purtroppo, la ragazza si è trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato. Moussa Sangare è stato arrestato la notte del 30 agosto, esattamente un mese dopo l'omicidio di cui ha confessato e che ha permesso di ritrovare gli abiti sporchi di sangue e l'arma del delitto. Era lui l'uomo immortalato da una telecamera mentre si allontanava in bicicletta dal luogo dell'aggressione. La ricostruzione della tragica notte del 30 luglio è emersa dalle dichiarazioni dell'arrestato, confermate dalle telecamere e dalle celle telefoniche. Moussa Sangare, vestito con maglietta e pantaloncini, cappellino da baseball e bandana sopra occhiali da vista rettangolari, esce di casa e sale sulla sua bicicletta. Ha con sé uno zaino contenente 4 coltelli da cucina, prelevati da un ceppo che ne conteneva 6. A mezzanotte e mezza, mentre passa davanti al cimitero di Cignolo, nota 2 giovani che si stanno allenando, Amin e Mohamed, marocchini residenti in zona. Amin, un pugile professionista, e Mohamed, muscoloso come lui, raccontano: «Ci ha guardato e si è fermato un attimo, poi, quando si è reso conto della nostra presenza, ha urlato e si è allontanato in bici verso Terno d'Isola. Se avessi saputo cosa stava per fare, lo avrei fermato». Moussa prosegue nella sua folle ricerca di una vittima da sacrificare. A Terno d'Isola, Moussa Sangare si imbatte in 2 minorenni e li minaccia con un coltello. Desiste solo perché teme di non poterli affrontare entrambi contemporaneamente. Risale in bici e, procedendo contromano, si dirige verso il centro del paese. Lì passa nuovamente davanti ai 2 giovani nordafricani che si stanno allenando. A mezzanotte e 37 incrocia la povera Sharon Verzeni, che passeggia da sola, tranquilla e serena, mentre ascolta musica con le cuffiette. Moussa le si avvicina da dietro, senza nemmeno scendere dalla bici. Le sussurra: «Scusa per quello che sta per succedere», e, con uno dei 4 coltelli che ha con sé, la pugnala all'addome e alla schiena. Sharon, con un filo di voce, gli chiede: «Perché?» Mentre l'assassino fugge, Sharon riesce a chiamare i soccorsi. Con le poche forze che le restano, digita il 112 e dice all'operatore: «Mi ha accoltellata». Questa frase fa pensare che potesse conoscere il suo aggressore, ma non è così. Sharon muore poco dopo. Scattano immediatamente le indagini. Nessuna telecamera ha ripreso l'aggressione, ma analizzando i filmati disponibili emerge la sagoma di un uomo in bicicletta. Si inizia da questa ombra e si esplora la vita di Sharon, i suoi affetti e le sue frequentazioni, scandagliando gli ambienti familiare e lavorativo. Non emerge nulla di sospetto, nemmeno un indizio. La vita di Sharon appare impeccabile, quasi banale nella sua normalità. Dopo un mese di oscurità, arriva finalmente la svolta. I 2 marocchini che avevano visto Moussa si fanno vivi e permettono agli investigatori di risalire all'uomo in bicicletta. Moussa Sangare viene arrestato nella notte e portato in caserma, dove crolla e confessa. Il suo legale annuncia l'intenzione di richiedere una valutazione psichiatrica, ma la famiglia di Sharon, rappresentata dall'avvocato Luigi Scudieri, protesta. Non si è trattato di un raptus, ma di un omicidio premeditato che deve essere punito in modo esemplare. Sergio Ruocco, compagno di Sharon, è devastato dal dolore per la perdita della donna che avrebbe sposato, ma è sollevato dalla cattura del killer. Presto, se avrà la forza, potrà tornare nella casa che condivideva con lei. «Mi manca ogni momento», ha detto. «Devo elaborare il dolore e non sarà facile, ma grazie a Dio si è capito che non avevo responsabilità». Il giallo di Bergamo è stato risolto, ma potrebbero emergere nuovi sviluppi. I colpi di scena non sono finiti.